Buongiorno dal TG1. È stallo nelle trattative tra 5 Stelle e Lega sul governo. Di Maio e Salvini hanno chiesto al capo dello Stato ancora tempo per chiudere un'intesa sul programma e consultare le rispettive basi. La strada resta in salita, al lavoro il tavolo tecnico e il leader della Lega twitta: serve pazienza. I servizi di Francesco Maesano e Bruno Luverà. Al tavolo tecnico sul programma la trattativa procede su sport, turismo, università. Tradotto, si prende tempo, accantonando i dossier più delicati, sperando che lo stallo tra 5 Stelle e Lega si sblocchi. È un problema di temi, sintetizzava ieri Di Maio uscendo dall'incontro col Presidente della Repubblica. Migranti, sicurezza e giustizia, i nodi da sciogliere per arrivare a sottoporre il programma agli iscritti. Stiamo lavorando giorno e notte per scrivere un contratto di governo. Una cosa mai fatta prima, far partire un governo dalla risoluzione dei problemi dei cittadini, come combattere la povertà, tutelare le imprese, le famiglie, gli anziani. E siamo anche fiduciosi di poter chiudere questo contratto il più presto possibile. Ma la nascita di questo governo del cambiamento è questione anche, se non soprattutto, di nomi, raccontano le fonti interne. Il movimento chiede che a Palazzo Chigi vada un politico e per scongiurare una soluzione tecnica Di Maio sarebbe tornato in campo riproponendo la sua candidatura. Poi si è riaperto il tavolo. Sulla figura proposta dalla Lega, quella di Giulio Sapelli, è arrivato il no dei 5 Stelle, che hanno proposto invece Giuseppe Conte, giurista già indicato da Di Maio come ministro della pubblica amministrazione nella sua squadra di governo, una soluzione dal doppio profilo politico e tecnico. Sul suo nome nessun ok e nessuna bocciatura da parte della Lega, un impasse che ha portato a chiedere altro tempo al Quirinale e oggi le trattative ripartono da lì.